prima di Natale non ci vediamo, perché adesso Suor Paola mi ha un po' buttato la rete, io come un pesciotto. Solo che questo progetto lo facciamo per dopo Natale, perché ormai fino a Natale, tanto per ridere, non ho una sera libera, neanche il sabato, neanche la domenica, per cui io verrei più volentieri qui, e qui si sta in pace, si sta bene, si conversa, mentre invece le cose stanno così. Bene, siccome noi non ci vediamo prima di Natale, ditemi che cosa preferite. Continuiamo il nostro discorso sulle beatitudini o avete piacere che apriamo magari, non lo so, un discorso sui Vangeli dell'infanzia, però li apriamo e li chiudiamo oggi. Dottoressa, cosa dice? Facciamo così. Apra e chiuda. Sui Vangeli dell'infanzia? Sì, sì, sì. Cosa sapete dei Vangeli dell'infanzia? Perché è inutile che vi dica cose che già sapete. No, lei fa finta che non scrivo, anche perché è in realtà. Poi la picchiate per... Non tiene niente per scontato. Sì, allora prima di partire vi faccio una domanda un po' brutale, che non ha niente di poetico. Quando è nato Gesù Cristo? Perché noi facciamo molti discorsi spirituali e facciamo bene a farli, ma dobbiamo anche ancorarli a un fatto preciso, e cioè Dio ha voluto entrare nella storia e perciò noi non possiamo essere estranei a questa scelta di Dio, che ha voluto essere dentro la storia. E la storia è fatta di luoghi precisi e di tempi precisi. Io sono abituato a scrivere da destra a sinistra, quindi comincio da là. Sette avanti Cristo. Circa. Io rimango male. Sì, sapevo che anch'io rispetto alla data tradizionale dicono che è nato un po' prima. Sei avanti Cristo. Dal 4 al 6. Anch'io cosa? Perché ho detto un parere diverso. Dal 4 al 6. 4 al 6, 4 al 6. 6. Non saprei. Non saprei. 6. Sì, tu penso, sei anticristo. Te l'ho spiegato quando eri. Vero che tutti avete la Bibbia? Sì. Sì. Allora, prendiamo il Vangelo di Luca. È interessante che la madre generale sia andata a prendere. Ci sono tue sorelle che ascoltano da fuori, se può. Sì, obbedisco, subito. Care sorelle, mi sentite da fuori? Sì. Allora, nel Vangelo di Luca, noi troviamo un interessante punto di riferimento. Al capitolo secondo, versetto 1, noi troviamo un fatto storico. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Ora, queste notizie sono un po' delicate da gestire, perché noi conosciamo Quirinio come governatore della Siria, ma nel 6 d.C.
D'altra parte, questo censimento ha le caratteristiche di essere un censimento di tutta la terra e quindi di tutto l'impero. Turchia, capitale della Turchia, Ankara. Nel primo secolo Ankara si chiamava Ancira. E Augusto, che era una persona umile, ha lasciato il monumentum Anciranum, cioè una grossa costruzione, una specie di enorme arco di trionfo. All'interno dell'arco, lui che era umile, ha scritto le res geste divi Augusti. E tra queste cose del divino Augusto che sono state fatte, res geste, cose fatte dal divino Augusto, ci sono tre censimenti di tutta la terra, tutto l'impero. Il secondo è quello che ci interessa di più ed è stato proclamato nel 7 avanti Cristo. Questo è un dato importante. Scusate, nell'8 avanti Cristo. E viene celebrato l'anno successivo, nel 7 avanti Cristo. Fate finta che questa barra dove si incontrano le grate sia lo spartiacque, il primo quadratino è l'1 avanti Cristo, il vostro quadratino di destra è l'1 dopo Cristo, chiaro per capirci. Allora, noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui Augusto emana il decreto del censimento, che deve essere fatto nell'anno successivo, nel 7. Ora in Palestina non si fanno censimenti. Io penso che voi abbiate letto qualche cosa riguardo a Davide, da quella volta chiuso. Erode, che ha una paura folle di perdere il favore della gente, non vuole fare censimenti. Lui, quando era piccolino, era stato ostaggio a Roma, in modo che il popolo ebraico non facesse lo stupido. Suo padre governava il popolo ebraico e perché questo uomo e il popolo ebraico non facessero cose che non dovevano fare, Roma prende il piccolino e se lo tiene a Roma. E viene educato insieme ad un altro fringuello, sì? Si chiama Ottaviano Augusto. Augusto. Perciò loro due erano amicissimi. Quando Augusto diceva: io voglio dal popolo ebraico 1000 sesterzi di tasse, Erode raccoglieva 1000 sesterzi di tasse e in più gli mandava sempre un grossissimo gioiello. L'ultimo gioiello che gli ha mandato era un grappolo d'uva alto 1,5 metri fatto con gli acini di pietre preziose e invece il raspone d'oro, tanto per dire: tu chiedi quello che vuoi, che noi siamo capaci di darti molto di più. Per questo motivo la Palestina era esonerata dai censimenti e quindi nel 7 comunque non lo avrebbe fatto. Però è successa una cosa brutta. Erode nel 7 punisce un popolo ladro. L'altra volta, non mi ricordo più se la prima o la seconda, vi ho detto: voi immaginatevi la Palestina come tre quadrati uno sopra l'altro.
Sulla vostra sinistra avete il Mar Mediterraneo, sulla vostra destra avete il Giordano. Più o meno a metà del primo quadrato in alto, lato ovviamente destro, voi avete il lago di Tiberiade. Giù in basso, proprio nell'ultima parte del lato destro del quadrato, avete il Mar Morto. Ancora più a destra del Mar Morto c'era una popolazione chiamata Nabatei, popolo dei Nabatei, il quale occupava un territorio molto più a sud, capitale Petra, che sarebbe quella città scappellata sulle montagne. Non aveva case, erano le grotte le case. Questa gente qui non aveva terreni agricoli, viveva di pedaggio. Quando le merci partivano da Damasco, scendevano attraverso la Transgiordania, verso la depressione dell'Araba e arrivavano al Golfo di Aqaba per andare in Egitto, e dovevano passare attraverso il territorio dei Nabatei, e loro si facevano pagare ovviamente il pedaggio. Con questi pedaggi compravano il grano dai popoli vicini, tra i quali anche gli ebrei. I Nabatei avevano preso l'abitudine brutta di non pagarlo. Salivano nel deserto fino all'altezza di Gerico, attraversavano il Giordano, attraversavano le montagne di Giuda e sfociavano nella pianura di Sharon. Prendevano il raccolto, rifacevano la strada inversa, torna a fare le montagne di Giuda, torna nel deserto, porta tutto a Petra. Erode, che aveva capito com'era il gioco, perché era ormai da diversi anni che facevano questa cattiveria, cosa fa? Prende l'esercito e li aspetta nel deserto al ritorno. Questi poveri disgraziati, pieni di grano ebreo rubato, entrano nel deserto e pensavano di essere ormai a casa e trovano l'esercito di Erode schierato. Li ammazza tutti. È venuta fuori una carneficina. Ora, a Roma, all'epoca di Augusto, esisteva una legge che nessun stato suddito di Roma poteva fare guerra se non aveva il permesso di Augusto. E siccome il regno di Erode era il regno amico di Roma, ma anche i Nabatei erano il regno amico di Roma, e quindi Erode l'ha fatta grossa. E allora Augusto gli impone un atto di sudditanza e nomina governatore Quirinio per questo fatto eccezionale, per l'atto di sudditanza, ed Erode come atto di sudditanza sceglie il censimento. Non siamo più nel 7, siamo nel 6. Perché siamo nel 6? Perché nel 7 è successo il patatrac di questa guerra tremenda. Arrivano le notizie a Roma, Roma decide, rispedisce le notizie, non c'era internet. Quindi occorre del tempo. E poi tenete presente come viene fatto il censimento. Se oggi in Italia si fa il censimento, voi rimanete tranquillamente qui. Ma se foste stati in Palestina 2000 anni fa, voi dovevate lasciare la clausura e tornare a casa. Perché il censimento si fa nel paese natale. Ora questo comportava un grosso movimento di persone. Voi sapete che nell'antichità d'inverno non ci si muove. Perfino gli eserciti d'inverno non si muovono, non fanno guerra, stanno dentro gli accampamenti invernali. Quando fa il censimento? Durante la bella stagione. Quindi
da marzo più o meno fino a settembre, questo è il tempo del censimento. Questo 6 avanti Cristo è una data corretta? Andate al Vangelo di Matteo, andate al capitolo secondo. Versetto 16. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio. E che avevano? Ma quello che è spaventoso è quello che è scritto dopo. Secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Dunque, i magi arrivano 2 anni dopo. Ora, noi sappiamo da uno storico ebreo, si chiama Giuseppe Flavio, che Erode negli ultimi 6 mesi della sua vita è impazzito. Faceva uccidere tutti. Era ossessionato dall'idea che qualcuno gli soffiasse il trono. Quindi ha fatto uccidere le mogli, ha fatto uccidere anche i figli, ha fatto uccidere un terzo della nobiltà di Gerusalemme. E siccome lui sentiva che la morte stava avvicinandosi, diceva, beh, quando morirò, se non piangeranno per me, piangeranno per quelli che ho fatto uccidere. Proprio cinico. Questo massacro di Betlemme rientra dentro a questa mentalità. Ora, noi sappiamo che Erode muore nel 750 dalla fondazione di Roma, che è il 4 avanti Cristo. Due anni prima, il 6. Quindi noi abbiamo degli elementi importanti per poter dire con altissima sicurezza, anche se non con la sicurezza massima, perché ci manca l'atto di nascita del comune di Betlemme, però dai dati storici che abbiamo, Gesù nasce nel 6 avanti Cristo, perché nasce durante il censimento e quando Erode era ancora vivo. Ci siamo, ecco perché non è possibile il 4. Sì. E il 7 non è possibile, siamo nel 6. In che periodo nasce? Quale periodo dell'anno? Noi ovviamente siamo condizionati dal 25 di dicembre, da quando eravamo pupi. È vero che alcuni padri della Chiesa dicono che lui sarebbe nato proprio in quella data lì. E ultimamente c'è stato non uno scienziato ma un giornalista che ha sostenuto che per davvero Gesù nasce il 25 di dicembre, perché lui disse: io ho studiato le classi sacerdotali, come facevano servizio al Tempio. E quindi è giusto dire che il 25 marzo c'è stata l'Annunciazione e quindi si chiama Messori questo giornalista. Non credeteci neanche a mezza virgola. Perché? Vi spiego. Voi in parte già sapete. Il calendario di Qumran è quello vecchio, cioè quello precedente Antioco IV Epifane. Quando Antioco IV si è trovato con un impero a disfacimento perché tutti i popoli volevano non far parte del suo impero,
lui è stato costretto a emanare delle leggi per tenerlo unito. Una lingua, il greco, lo ha imposto. E chi non lo sa, lo impara. Una moneta, tutti uguali. Una religione. E qui un piccolo popolo si è ribellato, popolo ebraico. Un calendario. Sono i quattro elementi che Antioco IV ha voluto per coagulare il suo impero e ci è riuscito. L'unico che il popolo che lui non è riuscito a mettere insieme è stato il popolo ebraico, perché mentre gli altri popoli potevano benissimo fare delle equivalenze con le divinità e dire, beh, il capo del gruppo degli dèi che noi adoriamo, lo chiamiamo Baal, ma possiamo benissimo chiamare anche Giove, non ci interessa niente. Astarte, che è la dea dell'amore per noi, la possiamo chiamare Venere, ci sono le equivalenze. Ma con Yahweh che si fa? Si può mica, è uno solo. Gli ebrei si ribellano. In Antioco IV impone con la forza e con la persecuzione il suo decreto e non ci riesce. All'inizio di questo scontro Antioco IV dunque impone anche il calendario. Questo calendario in parte viene accettato dal clero del Tempio. C'è una parte minoritaria del Tempio che non accetta. Due terzi hanno detto sì, va bene. Un terzo dice, neanche dopo morti. E questi preti se ne vanno da Gerusalemme. E cosa fanno? No, allora non ve l'ho spiegato. Fondano Qumran. Qumran è stato fondato da questi preti ribelli. E questi preti ribelli si sono portati dietro il vecchio calendario. Perché dal 167 avanti Cristo a Gerusalemme, nel Tempio, anche di malavoglia, ma viene accettato il nuovo calendario di Damasco. Ci siete? Bene. Questo ha fatto sì che nel popolo ebraico esistessero due calendari. Calendario ufficiale del Tempio, che era seguito dalla stragrande maggioranza degli ebrei, e il cosiddetto calendario di Qumran, che non sarebbe altro che l'antico calendario di Israele. Questo veniva seguito dagli Esseni, perché Qumran era parte del movimento esseno, cioè quelli che volevano tornare alla purezza dell'esercizio della fede precedente la commistione con il mondo greco. È importante conoscere questi due calendari. Qumran teorizza che quando tornerà il Messia occorrerà fare i turni del servizio sacerdotale in modo impeccabile, e lo fanno, ma lo fanno sul calendario che non c'è più, quello che non viene adoperato dagli ebrei, perché gli ebrei adoperano il calendario di Damasco, e quindi quei turni sono fatti su un calendario che non viene osservato da nessuno, solo da questa piccola minoranza, e perciò le date non sono esattamente le sue, quelle di Messori. Tenete presente che conoscere questi documenti è importante, perché quando voi, vi faccio una lezione di storia stasera, quando voi leggerete la passione di Gesù e la morte, se prestate attenzione alle cose spirituali, non succede niente.
ma se prestate un po' di attenzione agli avvenimenti e come avvengono, vi tremeranno le vene ai polsi, perché direte: chi ha ragione? Qui ci sono delle bugie. Perché Gesù dice che ha avuto un grande desiderio di fare una cena pasquale. E quindi la cena che fanno come ultima cena è una cena pasquale. Ma non è così. Perché quando Gesù muore, lo tirano giù di pacca dalla croce. Per quale motivo? Perché stavano accendendosi le prime luci della Pasqua, cioè le prime stelle. Ma allora vuol dire che la Pasqua cadeva di sabato e la sera di Pasqua era il venerdì sera, quello che noi chiamiamo il venerdì santo. Allora la cena di Gesù non è una cena pasquale. Sì? Quando avete a che fare con la Bibbia, guardate che la Bibbia non mente, state attenti, c'è sempre un motivo, basta saperlo scoprire. Allora vediamo. Il processo di Pilato quando avviene? Perché voi nella vostra testa avete in testa che ieri sera c'è stata la cena pasquale e oggi Gesù è morto. Questo noi abbiamo in testa. La liturgia ce lo martella ogni anno, giovedì santo sera, ultima cena, messa in cena domini, il venerdì è il giorno del pianto per la morte del Signore, alle 3 del pomeriggio celebriamo la memoria della sua morte, ma non si dice messa, perché il venerdì e il sabato sono gli unici due giorni aliturgici dell'anno. La sposa piange per la morte dello sposo. Beh, prendete per cortesia Giovanni, capitolo 19, speriamo se riesco a trovare subito il versetto, perché credete voi che sia facile ricordare tutto. Vediamo un poco. No, 18, 18. O 19, fermi là. A un certo momento l'Evangelista annota e dice: era verso mezzogiorno. Eccolo qua, capitolo 19, versetto 14. Era la parascele della Pasqua. Verso mezzogiorno Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ci siete? Sì. Allora domanda. Marco ci avvisa che il venerdì mattina alle 9 Gesù era già crocifisso. Prendete il capitolo 15 di Marco. Uno che ci ascolta da fuori dice: quelli lì sono testimoni di Gesù. Giuro che no. Versetto 25, capitolo 15, versetto 25. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. È chiaro? Andate sempre al capitolo 15, versetto 33.
Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò e sappiamo che dopo questo grido lui muore. Quindi la scansione delle ore del Venerdì Santo noi le abbiamo chiarissime con Marco 9, 12, 15. Questo mezzogiorno che abbiamo trovato in Giovanni durante il processo di Pilato, dove lo mettete? Cucù. Almeno un giorno prima. Almeno un giorno prima. Venerdì, giovedì, sì? Bene. Giovanni dice che questo processo, lo cercate, sempre il capitolo 18-19, è incominciato all'alba. Però Luca dice che il processo al Sinedrio è incominciato al levar del sole. Il processo di Pilato è cominciato all'alba, quindi venerdì, giovedì, all'alba. Però al levar del sole è cominciato il processo al Sinedrio. Cosa sarebbe levar del sole? L'alba. E allora l'alba di Luca non è l'alba di Giovanni. E quindi dobbiamo ammettere che sia il mercoledì, processo, è il mercoledì, il processo al Sinedrio. Giovanni ci avverte però che prima del Sinedrio Gesù ha passato tutta la notte in bianco in casa di Anna, il vecchio. Alla sera, quindi del martedì, Gesù era nel Getsemani. E quindi la cena quando viene fatta? Martedì. E per Qumran la Pasqua era martedì. La sera di Pasqua era martedì. Gesù celebra la Pasqua con il calendario di Qumran. E i tre sinottici parlano della Pasqua dell'ultima cena seguendo il calendario arcaico, quello mantenuto in vita da Qumran. Ci siete? Mentre invece Giovanni segue il calendario del Tempio e piazza giustamente la Pasqua, perché secondo il calendario del Tempio la Pasqua cade il sabato, quindi l'8 aprile. Il 7 venerdì, 6 giovedì, 5 Sinedrio, 4 sera, martedì, ultima cena. Stare con i biblisti si perde la fede, ragazzi. Questo è un dato storico. E lo possiamo proprio ricostruire con queste piccolissimi accenni che gli evangelisti fanno senza darci una cronologia. Se voi leggete Marco, sembra che tutto sia avvenuto in una notte. Se voi leggete Luca, un po' meno, perché Luca parla del processo del Sinedrio all'alba, all'alzarsi del sole. Giovanni non dà cronologia, ma dice che il processo di Pilato è cominciato all'alba e a mezzogiorno è intervenuto presso la folla. E Marco ci dice 9, 12, 3 del pomeriggio. Se tu metti insieme le cosucce, la cronologia della passione di Gesù è diversa da quella che noi pensiamo. Si trattava del 7 aprile del 30 d.C., quando Gesù muore. E le donne trovano il sepolcro vuoto, primo giorno della settimana, che era il 9 aprile. Ci siamo fin qua? Sì?
Gesù non muore a 33 anni. Mi stavo chiedendo. Ma a 36. Perché arriviamo subito? Credete voi di aver finito? Perché prendete Luca, capitolo 3. Nel capitolo 3 noi troviamo due dati che sono importantissimi. Al versetto 1 noi troviamo la data in cui Gesù viene battezzato ed inizia il suo apostolato pubblico, che è il 15 quindicesimo anno di Tiberio, Augusto muore il 19 agosto del 14 d.C. Il mezzo mese di agosto, tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre, sono il primo anno di Tiberio. 1 gennaio inizia l'anno 15, questo è il secondo anno di Tiberio, perché quel frammento di pochi mesi viene calcolato come il primo anno di Tiberio. Questa è la cronologia normale del mondo romano. Qual è il 15° anno dell'impero di Tiberio? Fate il conto. È il 28. Primo anno è il 14. Lui dice 15° dell'impero di Tiberio, tiratene via uno, restano 14. E quindi 14 più 14, fine della trasmissione. Gesù incomincia il suo apostolato pubblico nel 28. Giovanni ci avverte molto delicatamente che Gesù predica durante due Pasque e nella terza muore. E quella Pasqua cadeva di sabato. Ora nel calendario ufficiale la Pasqua che cade di sabato la abbiamo nel 30. 28 una Pasqua, 29 seconda Pasqua, nella terza muore, infatti nel 30 dopo Cristo, Gesù muore. Ma potrebbe essere morto nel 33, sì, ma allora Gesù non farebbe più tre Pasqua come apostolato pubblico, ma ne farebbe 6. Bisogna mettere insieme tutti i dati e mettendoli con un po' di pazienza tutti insieme, viene fuori dunque che Gesù muore il 7 aprile del 30, il suo apostolato pubblico comincia nel 28, pensate, fondamentalmente Gesù predica 2 anni, non 3, e ha rovesciato il mondo in 2 anni. Noi in 2 anni arriviamo alla seconda elementare, lui ha rovesciato il mondo. Bene. Quando Gesù comincia la sua predicazione, dice il testo, versetto 23, sempre del capitolo 3. Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni. La devozione popolare ha tirato via il circa e ha messo 30 anni. Da Giovanni impara che 3 sono le Pasque e quindi Gesù ha vissuto 33 anni, fine, e chi te lo cava dalla testa? Don Renato te lo cava. Mi seguite? Bene, noi abbiamo gli anni 6 avanti Cristo, 28 dopo Cristo, inizio della predicazione pubblica, 30 dopo Cristo, 7 aprile, Gesù muore, 9 aprile, tomba vuota.
è chiaro? Sì. Ci siamo posti la domanda, 25 dicembre non credete a Messori per il motivo dei calendari. E poi per l'altro motivo, queste classi che facevano il servizio nel Tempio non sono contemporanee a Qumran, sono queste classi sacerdotali che in un tempo ideale, quando verrà il Messia, faranno il servizio così. E quindi è un progetto, non è detto che all'epoca di Qumran a Gerusalemme per davvero ci fosse questo tipo di calendario di servizio per le classi sacerdotali, tanto da fare il calcolo che la classe di Abia, a cui apparteneva Zaccaria, papà di Giovannino, per davvero fosse in marzo. Ci siete? Quando si fa storia, bisognerebbe essere tremendamente rigorosi, perché se si fa storia a spanne finita, viene fuori che Giulio Cesare e Garibaldi bevevano il caffè alla mattina al bar. Quale periodo dell'anno Gesù nasce? Se noi teniamo presente, primo, che c'era questo movimento di massa per fare il censimento, e sappiamo che questo veniva fatto durante la bella stagione, certamente Gesù nasce più o meno tra marzo e settembre. Abbiamo un elemento in più per capire. Quando voi andrete in Palestina, e prima o dopo ci andrete, se con il corpo, con lo spirito, a noi biblisti la Palestina esce fuori anche dalle orecchie, ma va bene così. Quando andrete in Palestina e andrete a vedere la Basilica della Natività a Betlemme, sappiate che il luogo è falso, ma non ditelo, se no la gente vi lapida immediatamente. Una roba alla volta. Chi era con il proprio gregge a Betlemme? I pastori. Ma quando andrete a vedere la Basilica della Natività, vi accorgerete che Betlemme è in montagna. E i pastori in montagna d'inverno. Non li trovate? Pastori d'inverno fanno la transumanza e scendono pianure. Dunque, escludiamo l'inverno. Certamente scendere da Nazareth a Betlemme era un'impresa. Perché? Beh, non vi auguro di essere incinte, se no mancate un voto che avete fatto. Ma provate a immaginare una ragazzina. Quanti anni poteva avere Maria Vergine? Oh, 14, 15 anni. E Giuseppe? 90. Scordatelo. Il miglior libro di esegesi che io ho letto in merito è un romanzo. Per amore, solo per amore. Giuseppe, per amore, solo per amore, ha rispettato Maria Vergine. Sì. L'amava così tanto che ha detto no. Se qui c'è un mistero di Dio, per l'amor del cielo, io faccio un passo indietro. Ed era un baldo giovanotto. Altro che vecchio. Va bene. Scendere dunque con una creatura incinta, non in macchina, ma addosso di muro, capite che è un'impresa. Guardate che la Palestina è montagna pura.
Poi c'era da passare attraverso i samaritani. E i samaritani non erano ospitali verso gli ebrei, tanto che perfino due apostoli dicono a Gesù: facciamo scendere il fuoco. Occorreva essere organizzati per fare questo viaggio, non si poteva fare tu e io, Giuseppe e Maria, ma una carovana. Ora noi abbiamo tre carovane, da marzo a settembre. La prima è per la festa di Pasqua. Tutti gli uomini dovevano andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pasqua. Quindi anche i Galilei del Nord scendevano giù a Gerusalemme e facevano queste grosse carovane. Se ricordate, quando Gesù si perde al Tempio, è in una di queste occasioni. La seconda grande carovana di pellegrinaggio veniva fatta per la festa di Sabuot, buonanotte, e la festa del covone o dei covoni, Sabuot è plurale. Noi la chiamiamo volgarmente Pentecoste, ma Pentecoste è un nome greco ed è più legato alla festa cristiana che non a quella ebraica. E poi c'è la terza festa, che noi chiamiamo festa delle capanne di Sukkot, che avviene appunto in settembre, marzo, giugno, settembre. Quale di queste tre? Io non lo so. E neanche voi. E neanche i grandi studiosi. Sappiamo che era durante la bella stagione, probabilmente in una di queste tre feste, c'è qualcuno, qualche mistica, che ama la mistica, che dice: ah, pellegrinaggio della Pasqua. Vabbè, sarà, non cambia niente. C'è qualche vostra sorella mistica, non francescana, ringraziando Dio, che ha stabilito, non si sa in base a che cosa, perché la scienza, se non la prova, non parla. Poi il mistico, sai, quello va di sopra, come fai a contestarlo? Ma certamente quando tu vai all'università e fai lezione, non puoi dire: Gesù è nato, non lo so, il 7 aprile del 6 avanti Cristo, perché quella mistica ha detto che è nato durante la Pasqua. Ma figurati, l'università non ragiona così, o ha documenti o ha deduzioni da altri donne, se non si sta zitti. E fino adesso stiamo zitti. Durante la bella stagione, quando? Da marzo a settembre. Un po' difficile che sia avvenuto luglio e agosto, perché io ci sono stato parecchie volte in luglio e in agosto. E ci sono 55 gradi all'ombra. Che fa? Il bambino esce fuori scivolando. Bel caldo. Però diciamo nella Grecia, non so se è tradizionale il numerario. Arriviamo. Prendete Luca, capitolo secondo. Forse è meglio soddisfare le vostre domande che fare lezioni paludate. Al capitolo secondo, partiamo dal versetto 1 e arriviamo fino al versetto 7. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Primo censimento per la Palestina. Per questo viene chiamato primo censimento, perché era il primo che facevano in Palestina. E questo governatore della Siria, Quirinio, in quel momento era ispettore generale, diventerà governatore dopo. Però oggi Berlusconi, come lo chiamate? Presidente? Anche se non lo è più.
cioè rimaneva il nome. Ora, quando il nostro Luca scriveva, Quirinio era governatore anche se era in prigione. Tutti andavano a farsi gelsire, ciascuno nella propria città, cosa che oggi noi non facciamo. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, perché la Giudea ha le montagne più alte, per questo salì. Noi diciamo come, dal nord al sud salì, no? Discese, no, no. Voi andate là e vedete che le montagne della Galilea sono dolcissime. Sembra la guancetta paffuta di un bambino. Le montagne della Giudea sono più aspre e sono più alte. Dunque, dalla città di Nazaret salì in Giudea la città di Davide, chiamata Betlemme. Betlehem, che noi traduciamo sempre con molta innocenza come casa del pane. Vi ho detto che con i biblisti perdete la fede. Questo è un modo molto ebraico di addolcire la pillola. Betlehem, questa era una città pagana, non certo ai tempi di Gesù, ma alcuni secoli prima, dove c'era un tempio della luna, Betlehem, luna. Lechem, pane. E no, originariamente non era così. All'epoca di Gesù andava per la maggiore di casa del pane. Egli apparteneva infatti alla casa della famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto. E io mi ricordo, boccia piccolino, sono stato portato da papà e mamma in Argentina, caldo da morire a Natale, eravamo in brache corte canottiere e a squarciagola cantavamo "Se è nato al freddo al freddo". Mi chiedevo, se il bambino si pone le domande, ma chiedere 60 anni fa ai tuoi genitori perché al freddo al freddo ci stiamo sudando, la risposta era la sberla mia. Perché noi andavamo al Fogolar Furlan a celebrare la messa. Bene, la parola greca che c'è lì è katalima. Sotto la parola albergo, se avete la vecchia traduzione, o sotto la parola alloggio nella nuova traduzione, c'è la parola katalima, greco. Ora, se noi andiamo alla fine del Vangelo di Luca e vediamo dove è stata fatta l'ultima cena, dove è stata fatta l'ultima cena, sorellina? Nella stanza superiore. E come la chiama Luca questa stanza? La catalima superiore. Ma allora catalima non vuol dire alloggio, vuol dire stanza. Non c'era posto per loro? Però d'altra parte lo depone in una. E la traduzione è perfetta. È l'alloggio che non è perfetto. Perché? Bisognerebbe tradurre, lo deposi in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nella stanza. Questa è la traduzione. E per noi diventa un assurdo. Adesso
fate finta, ma guardate che io non sono né ingegnere, né architetto, neanche geometra. Io sono solo un biblista. Ma le case in Palestina avevano una planimetria molto semplice. Una stanza. Basta. Questa stanza praticamente occupava tutta la superficie della casa. Però c'era qualche cosa. Quella porta dava su una stanzetta piccola, dove c'erano gli attrezzi di lavoro e poi c'era la macchina di casa, cioè il MUS. Tra la grande stanza unica e questo piccolo ripostiglio, sì, c'era la porta, ma non era tutta aperta. All'altezza, diciamo così, della cintura, anche un po' più basso, c'è una specie di muretto come questo, in modo che c'era lo spazio, sì, per entrare, ma non si poteva entrare, che so io, con un baule, perché c'era questo impedimento. Era un modo per evitare che l'asino entrasse in casa. L'uomo poteva andare di là, su e giù, e l'asino no. Quindi questo muretto era un muretto di contenimento che lasciava un piccolo spazio tra la fine del muretto e lo stipite della porta. Sulla superficie che restava libera avevano fatto un incavo, perché durante la notte l'asino che fa? Se ha fame e sveglia tutti. Se ricordate, gli ebrei avevano cura di non svegliarsi durante la notte, perché nella parabola dell'amico importuno dice: guarda, mi è venuto a casa un amico, vengo da te, dammi un pezzo di pane, e l'altro gli risponde no, perché? Quindi quella stanza faceva la camera da letto, da cucina, da salotto, da bagno, da tutto. Per non svegliarsi, cosa avevano inventato? Questa greppietta, dove il padrone di casa, che dormiva lì sotto, metteva un po' di paglia, un po' di fieno, in modo che l'asino, se si svegliava, andava a brucare qualcosa. Adesso tenete presente un altro piccolo particolare. Quando i pastori vanno, vedono il bambino ancora lì, poggiato sul buchetto di questo muro, il testo biblico dice che tutti i presenti erano stupiti. Chi sono? Gli abitanti della casa che hanno ospitato. Quelli, i parenti che tornavano alla casa del nonno, dove erano nati, per farsi censire. Ora, ditemi la sincera verità. Facciamo per ipotesi che questa sia quella stanza. Voi siete incinte. Una. Vi sentireste di mettere al mondo la vostra creatura in mezzo a tutto questo bailame? No. E allora, pur poveri, andate a questo posto riservato, in qualche maniera protetto. Adesso capiamo perché la traduzione corretta sarebbe: lo deposi in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nella stanza. Quindi Gesù è nato in un ripostiglio, è stato deposto in una mangiatoia e aveva il MUS come compagnia. C'è la tradizione di mettere il bue e l'asino, di solito si dice, ma sai, perché dopo il IV secolo, quando Santa Madre Chiesa a Roma ha detto celebriamo il Natale, freddo, la pietà popolare, ci ha messo il calorifero. Non è così. Non è così. Andrebbe solo l'asino. Andrebbe di per sé solo l'asino. Questo è
questi sono i dati che conosciamo fino ad oggi. Perché non dimenticate mai che l'esegesi è scienza e la scienza è la certezza del più probabile. Non è mai una certezza assoluta. 2 più 2 fa 4. No, se noi accettiamo la matematica euclidea fa 4, ma se noi accettiamo la matematica di Lobachevsky, che è stata la base attraverso la quale Einstein ha stabilito la teoria della relatività, 2 più 2 fa 4 più qualche cosa. Ed è con questa seconda matematica che noi siamo andati nello spazio, non con la matematica di Euclide, quella che noi conosciamo come scienza esatta, ma quando è qua. Non mi guardi male. Non lo so fin quando, ma per il momento sono ancora consultore pontificio. Non lo so fin quando. Queste sono curiosità di tipo storico ed è giusto che noi le abbiamo affrontate. Perché? Perché prima o poi questi problemi emergono con le persone che incontriamo oppure emergono dentro di noi e sono alle volte impedimento per poter riflettere e meditare su cose ben più importanti che sono presenti nel testo biblico. Perché quello che vi ho spiegato non è importante. È giusto saperlo, ma non è che la nostra fede cambi, però è fondata. Per cui, se leggiamo i tre sinottici e Giovanni sulla passione, non facciamo una piega se abbiamo queste discrepanze, perché adesso sappiamo perché ci sono queste discrepanze. Spero. Bene. Vangelo di Luca, come ha impostato il suo Vangelo, l'Evangelista Luca? Beh, la prima cosa che dobbiamo dire è che i Vangeli dell'infanzia sono un'aggiunta al Vangelo di Luca. Inizialmente Luca non aveva i Vangeli dell'infanzia. Se voi prestate attenzione, il prologo dice che Luca ha fatto ricerche accurate e un resoconto ordinato. Ora, il resoconto ordinato incomincia al capitolo 3, non al capitolo 1, versetto 5. Ricordate, vero? Sì. Abbiamo fatto questo. Sì. Questo ci sta a dire dunque che il capitolo 1, versetto 5, fino a tutto il capitolo 2, è stato inserito dentro nel Vangelo di Luca poco prima che Luca lo pubblicasse. Ma nella bozza più antica che Luca aveva tra le mani, questo discorso dei Vangeli dell'infanzia non c'era. Ora, se osservate questi Vangeli dell'infanzia di Luca, raccontano tutto ciò che riguarda la famiglia di Maria Vergine. Giuseppe è quasi assente. Questo fa sospettare che queste notizie siano state recepite da Luca dai parenti di Maria Vergine. Qualcuno dice, ma da Maria Vergine stessa, non c'è dubbio, sì, buonanotte. Se Maria Vergine nel 6 avanti Cristo aveva già 15 anni, nell'1 avanti Cristo ne aveva 20. Quando muore Gesù ne aveva 50. Si moriva presto quella volta. Solo nelle classi dominanti si poteva pregare il salmo che diceva 70-80 per i più robusti. Ma Maria Vergine, se nel 30 ne aveva 50,
quante ne aveva nel 85 quando ha pubblicato il suo Vangelo? Ne aveva 100? No. Capite? Quindi Luca non è che abbia accolto le memorie di Maria, però con buona probabilità lui ha raccolto le notizie della famiglia di Maria. Perché Maria, come ogni buona donna, parlava. E qualche volta parlava anche a sufficienza per farsi capire, tanto che Gesù dice: affermati chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Vangelo di Luca, dunque, ha come probabile fonte la famiglia di Maria. Provate ad osservare, invece, i racconti dell'infanzia di Matteo. Maria non è importante, perché i Vangeli dell'infanzia di Matteo sono fatti da due fonti messe insieme, due. La prima è una fonte che ha tre medaglioni costruiti tutti alla stessa maniera. Problema, sogno di Giuseppe, soluzione data dall'angelo, esecuzione di Giuseppe. Per tre volte si ripete. Capite che è uno schema artificiale questo. Poi c'è un'altra fonte che parla del disastro di Betlemme, dei bambini. Erode, i magi, Betlemme. L'insieme di queste due fonti ci danno il Vangelo dell'infanzia di Matteo, che non è voluto come racconto storico. Non si fa storia ripetendo uno schema tre volte. Maria è già incinta, schema, problema, sogno, l'angelo le dice sposala perché in lei si è adempiuto Isaia, cioè è venuto perché si adempisse, Giuseppe la sposa. Problema, Erode sta per uccidere il bambino, appare l'angelo, dice vai tranquillo, perché così si adempie quanto è stato predetto dall'Egitto, chiamato mio figlio. E Giuseppe obbedisce e risolve il problema. Rimane in Egitto, problema, no? Sogno, l'angelo gli dice, torna, perché deve essere chiamato Nazareno. Non si fa storia in questo modo. Questo dunque è un messaggio molto chiaro che Matteo dà dicendo: non cercate storie nel mio racconto. È un modo molto ebreo di parlare. Gli ebrei avevano queste forme un po', chiamiamole rabbiniche, di prenderti per il naso. Per cui se tu eri persona intelligente sapevi come leggere il testo. Se tu eri gnocco, leggevi la gnoccola. E lo fanno diverse volte. Siamo noi che siamo ingenui. Nel dodicesimo anno dell'impero di Nabucodonosor, che regnava sugli Assiri a Ninive, a Parsad regnava del Patana. E noi beviamo. È impossibile! Questo è l'inizio del libro di Giuditta. È impossibile, perché Nabucodonosor non è mai regnato a Ninive. Ninive l'ha distrutto suo padre. Ma è un modo molto elegante per dire: guarda che ti sto per raccontare non una fettina di storia. Ti sto per raccontare un racconto di cui tu devi fare l'astrazione teologica. Gli ebrei non hanno una lingua che permette un linguaggio astratto. E quindi quando fanno ragionamenti astratti sono costretti a rivestirlo di un racconto, perché mancano loro i termini.
quando noi diciamo onnipotente, loro non ce l'hanno questa parola. Onnisciente, non ce l'hanno. Quando noi diciamo giustizia, è una parola che loro hanno e basta. Ma quando diciamo, che so io, gentilezza, ma dove trovi tu la gentilezza nel vocabolario ebraico? Questa povertà di vocaboli impediva loro di fare quel discorso teologico che dice la materia è finita, ciò che è finito è misurabile, ciò che è misurabile non è eterno, ciò che non è eterno ha avuto un inizio perché nessuno può darsi l'esistenza prima di esistere, quindi ci deve essere un essere diverso rispetto al mondo creato che ha dato vita al creato, quindi Dio esiste. Questo ragionamento non possono farlo, mancano di vocabolario. E allora fanno il racconto. È bene fare la preghiera di domande? E poi possiamo anche discutere. Nel mondo orientale dicevano così. Quel famoso musulmano dell'Afghanistan che chiede, si sposa, chiede un figlio e Allah gli risponde non te lo do. Ma sì che lo voglio, non te lo do. Lo voglio, non te lo do. Dammelo. No. Se non me lo dai mi arrabbio. Ciapa. Nasce il figlio. Felicissimo. Va a Mecca a piedi dall'Afghanistan in Arabia Saudita. 4 anni andata, 4 anni ritorno. Come torna a varcare i confini, i giannizzeri lo prendono, lo mettono in prigione. Dice, cosa ho fatto? Domani il vizir te lo dirà. Il giorno dopo il vizir va a trovarlo e dice, senti, a me dispiace averti messo in prigione dopo che hai fatto il sacro pellegrinaggio alla Mecca, però dice, il Corano dice che quando un figlio, un minorenne, uccide un uomo, paga il padre, e tu sei il padre. E l'uomo capì, perché Allah non voleva dargli un figlio. Provate a fare la preghiera di domanda voi, dopo questo racconto. È molto meglio fare la preghiera di Gesù. Se vuoi, passi da me questo calice. È meglio. Preghiera di domande pericolose. Però se noi ragionassimo, ci troveremmo stasera a mezzanotte a ragionare. Un piccolo racconto. L'Italia delle ginocchia. Giuditta è questo. Ma se tu non sai leggere, tu pensi che Betulia esista, che Oloferna esista, che Giuditta esista. Ma figurati. Quando leggete il primo capitolo della Genesi, abbiate pietà di voi. L'ebreo ti sta dicendo, non è successo così. Te lo sta dicendo. Perché? Primo giorno crea la luce e nel quarto giorno crea le lampadine. Come fa a esistere la luce senza le lampadine? Te lo sta dicendo, se non capisci, sei zuccone tu. Sì? Leggere la Bibbia è anche questione di ironia, non solo di fede. E guardate, quando diventerò vecchio, vi farò delle lezioni sull'ironia di Gesù nei Vangeli. Era, come si suol dire all'università, un figo. Era formidabile. Avevo un'ironia finissima, tanto che molto spesso gli altri si accorgevano dopo.
lo dice quando lui fa la parabola dei vignaioli omicidi. Gli ascoltatori sono accorti dopo che parlava male di loro. Ma mentre lui lo faceva, nessuno si è accorto. Questo è il mio maestro, il vostro non lo so. Matteo lo lasciamo, Luca invece no. Luca intende inserire Gesù dentro al quadro della storia. Ecco perché parla del censimento di Augusto, dice il primo censimento, ti dà addirittura il nome di chi l'ha presieduto. Allora, in Matteo si cerca la teologia, ma la teologia che noi chiameremo spirituale. In Luca si cerca la teologia storica, cioè quella teologia fondata sui fatti. Non è fondata sulla visione di fede che uno vuole, valide tutte e due le cose. Preferisco Luca. Luca cosa fa? Ha un problema da risolvere, perché le comunità greco-cristiane avevano un rebus. Questo rebus noi lo conosciamo dagli Atti degli Apostoli. A Efeso c'è una comunità di seguaci del Battista che Paolo trova, e con essi Paolo discute fino a convincerli che non è il Battista il Messia. E loro si convertono, questa dozzina di discepoli del Battista si convertono e diventano cristiani. Ma non erano gli unici discepoli del Battista che pensavano che il loro maestro fosse il Messia. Luca affronta questo problema e come imposta il Vangelo dell'infanzia? Su due colonne. Annuncio del Battista, annuncio di Gesù, o meglio, annuncio a Zaccaria, annuncio a Maria Vergine, nascita del Battista, nascita di Gesù, circoncisione del Battista, circoncisione di Gesù. E tutti e due i bambini crescevano in grazia e sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini, tutti e due. Però uno è particolare, l'altro meno. E Giovanni, e Luca lo mostra, narrando. Certamente narrando in questa maniera il lettore si fa le idee chiare. Giovanni è un grande, ma Gesù è Dio. Questo è il primo abbozzo dei Vangeli dell'infanzia di Luca. Poi, come Luca ha fatto questi Vangeli? Sono le 5:17 e nessuno mi avvisa. Io mi picchio. Finiamo e poi andiamo a pregare. Luca adopera tutto materiale della tradizione, cioè come veniva tramandato oralmente all'interno della comunità o delle comunità cristiane. E quando lui vuol fare... quando lui vuol far pregare i protagonisti, li fa pregare come pregavano le comunità cristiane dell'80 d.C. Per cui mette in bocca a Zaccaria, Simeone e Maria Vergine preghiere della Chiesa. Gli inni sono preghieri della comunità cristiana. Non sono i protagonisti ad averli detti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato dentro il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo padre. Davide era della tribù di Giuda, sta pregando Zaccaria, che è della tribù di Levi, sta ringraziando Dio per la nascita di Giovannino, che è un pretino della tribù di Levi. Cosa c'entra Davide? Cucù. Domani alle lodi sarete distratte da questo.
ci vediamo.